Buonasera a tutti, sono qui oggi per presentarvi il mio progetto di videosculture uniche della Widget Art Gallery, che è una web app sotto forma di galleria virtuale, accessibile a tutti coloro che hanno una connessione internet e ogni due mesi concepisce una mostra personale site specific. Quindi, 4 anni fa ho avuto l'idea di creare una serie di videosculture uniche contenenti non solo l'opera d'arte digitale al suo interno, ma anche l'estensione esterna, ossia la cornice della Widget Art Gallery, che è parte dell'opera stessa, in quanto è la materializzazione dell'opera d'arte insieme all'opera digitale all'interno. E in questo modo qui non verrebbe prodotta solamente l'opera d'arte, ma l'intera mostra del mese in maniera sempre differente, poiché ogni volta personalizzata dall'artista che vi espone. Quindi il tutto si materializza come videoscultura unica. In questo modo qui si risolve anche il problema della riproducibilità dell'arte digitale. In ogni opera d'arte, ogni due mesi, ci sarebbe un'opera unica. La Widget Art Gallery, diciamo che quando ho capito che quando il concetto di possesso ha generato inevitabilmente quello di accesso e i nostri bisogni sono diventati sempre più palmari, nel 2009 io ho creato la Widget Art Gallery, che è una galleria virtuale tascabile e ogni due mesi direttamente nelle tasche delle persone ospita una mostra personale site specific. In questo modo qui la Widget Art Gallery funziona sia come una sorta di Kunsthal, esibendo di volta in volta mostre temporanee, ma anche come un museo avente una collezione permanente, in quanto conserva tutte le mostre passate in un archivio online sempre accessibile al pubblico. Cioè, sono anche una collezionista in questo senso di arte digitale. Diciamo che l'era informatica ha riguardato, l'avvento dell'era informatica ha riguardato istituzioni, gallerie, modo di curare e di esporre l'arte, e se per lunghissimo tempo il sistema dell'arte ha avuto il monopolio sulla curatela dell'arte pubblica, con l'avvento di internet le cose sono radicalmente cambiate e è cambiato anche il modo di fruire l'arte, di esporre l'arte e di curarla. Infatti molte istituzioni, basti pensare al Guggenheim, al MoMA, hanno dovuto trasformare i loro semplici siti internet in veri e propri spazi curatoriali per esporre anche l'arte digitale. E diciamo che la mostra, l'esposizione attraverso la WAG, che è l'acronimo di Widget Art Gallery, e quindi attraverso il dispositivo mobile, introduce un plus valore, cioè introduce la possibilità di apprezzare l'opera d'arte anche in maniera privata, anche se attraverso uno spazio pubblico. La Widget Art Gallery è spesso una strana esperienza, perché un luogo dove il fruitore può avere una dimensione quasi intimistica con l'opera d'arte, ma allo stesso tempo può essere contornato dalla folla. E ho scelto l'interior design della Widget Art Gallery è volutamente ispirato alle stanze dei palazzi del XIX secolo, e questo non è affatto un paradosso nell'esporre arte digitale, bensì l'immagine rappresentante il frame reale si fornisce come referenza per lo sguardo dello spettatore, che riesce subito a stabilire le coordinate spaziali tra lo spazio fisico e la mostra virtuale e l'opera d'arte digitale durante la fruizione della mostra virtuale. La Widget Art Gallery ha esposto ed espone opere di vario formato e contenuto, anche se spesso ad essere esibite sono le cosiddette GIF o GIF animate, proprio per la loro duttilità, la versatilità del loro formato, che varia tra immagine fissa, fotografia, animazione e video. Si adatta, questo formato qui si adatta perfettamente ad uno spazio multifunzionale come la Widget Art Gallery.
La Widget Art Gallery dal 2009 ha esposto ed espone artisti nazionali ed internazionali come Lorna Mills, Daniele Puppi, Yoshi Sodeoka, François Gamma, Bill Miller, John Cates, Tommaso Binga, anche degli artisti storici degli anni 70, tipo Tommaso Binga della poesia visiva, hanno tutti quanti concepito opere d'arte site specific per questo, questa mini stanza virtuale. Ovviamente la Widget Art Gallery è aperta a proposte espositive e quindi è uno spazio curatoriale open e qui si possono trovare le referenze per scaricare la web app, che ovviamente è gratis e accessibile a tutti coloro che hanno una connessione internet e possono direttamente salvare l'icona sul proprio dispositivo da qualunque browser. E nella pagina principale si trova anche la versione widget proprio da installare sotto la dashboard OS X di questa galleria virtuale. Sempre nella pagina principale si possono leggere articoli, interviste, si può visionare l'archivio delle mostre passate anche via blog. E ho creduto fosse necessario licenziare la Widget Art Gallery con le Creative Commons per licenziare il concetto, ovviamente, e anche il lavoro degli artisti che espongo di volta in volta. Grazie. Grazie. Allora, un commento veloce, Andrea, forse, o Stefano? Sicuramente è particolarmente interessante il modo di fruire questa nuova modalità e la parte artistica, quindi complimenti per l'idea e per il modo come hai pensato di realizzarla. Non so se tu sul tema. Io sono curioso di sapere quante persone hanno già scaricato l'applicazione. Tantissime. La Widget Art Gallery è seguitissima da tutto il mondo. Io ovviamente ho i miei feedback. E la videoscultura, il prototipo della videoscultura che vi ho mostrato all'inizio, è stato venduto all'asta su eBay perché è un pezzo unico. Cioè ogni mese, ogni due mesi c'è un artista che espone un'opera d'arte e che... No, non sparisce. E che poi progetta anche la cornice, quello lì l'ho progettata io, era una mia opera che avevo esposto nel 2012, quindi il collezionista si porta a casa un'opera unica, ogni due mesi, potreste anche decidere di collezionare ogni due mesi una videoscultura, sempre diversa, della Widget Art Gallery, in questo senso qui. Allora, grazie a tutti, grazie della partecipazione.